Anche i tuoi amici sono lupi? Sì. Fortuna che c'era Mel. È uno dei migliori chirurghi di Seattle. Mel. E lui come si chiama? L'uomo? Owen. Mel. Owen. Abby. Come arriviamo a quei palazzi altissimi? Il ponte è lì. Questa strada porta dritta in centro. E buonasera ragazzi, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo 11° episodio della serie The Last of Us parte 2. Nello scorso episodio, nei panni di Abby, abbiamo incontrato Lev e Yara, due appunto ex membri delle Iene, due ex serafiti, che sono stati in qualche modo esclusi dall'ordine, che si sono ribellati all'ordine e che quindi, essendo ricercati dai serafiti e dalle altre Iene, abbiamo deciso di aiutare. In particolare stiamo andando... Cosa c'è qua? Al ponte. In particolare, dicevo, stiamo andando all'ospedale dei lupi per appunto prendere quello che ci serve per curare il braccio di Yara, perché come avevo detto in quelle condizioni era ben difficile che sarebbe riuscito a sopravvivere, tanto più ad aggiustarlo. E in tutto ciò ancora non sappiamo bene in cosa consista questa filosofia dei serafiti. Sappiamo che è un tipo di pensiero abbastanza primitivo, legato soprattutto alla differenza tra tempo attuale e tempo passato, e di come appunto loro pensino che attingere al mondo passato, al mondo antico come lo chiamano, sia una cosa sbagliata. Ora probabilmente in questo episodio riusciremo a scoprire qualcosa di più, dato che stiamo andando ad utilizzare dei ponti di cui ci ha parlato Lev, che le Iene utilizzano appunto per spostarsi più velocemente senza farsi vedere. L'unico problema è che appunto facendo ciò rischieremo di incontrare altre Iene, dato che appunto sono passaggi che vengono utilizzati da loro. Quando siete scappati esattamente? 2 giorni fa. E per andare dove? Non lo so, solo lontano. Ora vuoi dirmi perché ti stanno inseguendo? Lo sai. Vogliono ucciderti perché ti sei rasato la testa. Non era permesso. È la regola. E l'ho infranta. Gesù. E perché l'hai fatto? Non lo so. Sei un tipo punk, eh? Punk? Nel senso che non segui troppo le regole. Cioè, quindi a quanto pare tutto questo casino è nato dal fatto che Lev si è tagliato i capelli. E questi stanno completamente fuori di testa. Però c'è anche da notare che nonostante tutto questo diverbio con gli altri membri dell'organizzazione, dell'associazione, come la vogliamo chiamare, Lev e Yara rimangono legati al loro credo, nel senso che prima di salutarsi, prima che appunto Abby e Lev partissero, si sono comunque detti che lei ti guiderà, una cosa del genere, appunto penso riferendosi a quella donna di cui stiamo vedendo murales in giro per tutta la città. Quindi probabilmente è come pensavo, ovvero che la filosofia che è stata ideata e poi penso diffusa da questa donna inizialmente aveva uno scopo pacifico, uno scopo sensato, che poi probabilmente sarà stata interpretata in malo modo da queste Iene. Maledizione. Chi è? Non lo so. Non è tu. Saremmo una Iena. Tu conosci ogni Iena. Smettila di chiamarci Iene. Certo. C'è proprio una cultura diversa tra lupi e Iene, anche se Lev non vuole che le chiamiamo Iene. Infatti già prima all'inizio, come avete visto, Lev stava un po' lì a pensare già ai nomi dei lupi, che sono completamente diversi. Come vi dicevo, ci deve essere anche un legame con una qualche cultura orientale. Perché non ne sapevo niente? I lupi non guardano su. Come sarebbe? Voglio dire, voi avete armi e soldati, ma noi troveremo sempre un modo per attirarvi. Puoi anche smettere di dire noi, visto che vogliono ucciderti. La costa! Merda! È Lily! È Lily? Quindi non si chiama Lev, ma Lily? Cos'è, una specie di nome da credo, Lily?
Hai sentito come mi chiamavo? Sì. Vuoi chiedere perché? Vuoi che ti chieda perché? No. Ok. Un po' confuso questo ragazzo. Ecco, magari adesso ci spiega chi è questa. L'hanno fatto le iene. Serafiti. Ok, devo ammettere che... è piuttosto fico. Cos'è fico? Tipo... notevole. Forte. Chissà se il vostro oracolo sapeva cosa stava facendo. Ha salvato decine di persone. In modi inspiegabili. Ha fatto esplodere camion e ucciso soldati. Non mi sembra un miracolo. Hai letto i suoi scritti? Una scorsa rapida. Farebbero bene. Certo. No, niente, ancora non si riesce a capire chi è effettivamente questa figura. E sicuramente non lo sapremo da Abby, perché lei lo sa, quindi non se lo farà spiegare da qualcun altro. Quindi probabilmente o lo scopriremo più avanti, magari giocando con Ellie, oppure lo scopriremo forse in un DLC, ma non lo so. Ok, seriamente, fin dove arriva? Colgo l'occasione. Condoglianze per vostro figlio. È un onore. Ora, vive con loro. È morto con coraggio. Sarete orgogliosi. Lo siamo. Grazie. Sì, vabbè, questi sono completamente andati. Cioè, vivono veramente in una struttura a tribù, cioè una cosa primitiva a livelli estremi. Un attimo. Ascolta. Cioè che poi magari Lev riesce a capire sti fischi. Perché teoricamente dovrebbe avere un senso, ma se non parli lo ienese qua. Non mi hai visto. Non mi hai visto! Esci. A posto, sta pistoletta è meglio di un cecchino. Culo le iene. Serafiti, ok. Violento, ragazzi. Non ti ho mai sentito imprecare. È la mia prima volta. C'è un ascensore? Sì. Tira giù quella porta. Posso darti un consiglio? Dio. Pensa solo ai vantaggi della porta. I vantaggi? Sì, tu corri più veloce. Porca troia. E senti meno il dolore. Ogni emozione, le mani sudate, il cuore che batte, sono tutti segnali di rafforzamento. Quando hai paura, pensa che il tuo corpo si sta preparando ad affrontare il pericolo. Solo da deboli troviamo la nostra vera forza. Profondo il ragazzino, però effettivamente è un ragionamento sensato. Cioè, la paura è proprio un meccanismo di difesa dell'organismo, quindi... Mi facevo contraria all'elettricità e a queste aberrazioni da vecchio mondo. Ah, effettivamente ci ho pensato, è vero. Soprattutto per i soldati. Troppo comodo. Che cazzo è quello? Ecco il ponte! Lev! Seguimi! Cazzo! Un passo alla volta! Non è proprio un ottimo ponte! Voi lo usate abitualmente? Sì! È una cazzata! Ma no! Cioè, non è il tragitto più comune! Oh mio Dio! No, è veramente brutto, non è che non è più comune! Capirai, per una come Abby, cioè non si vede niente, non si vede. Oh cazzo. Come ti senti? Sto aspettando la mia vera forza. Sì,
tipo? Esatto. Cosa? Lascia perdere. Come vanno le cose tra te e il tuo amico Uwe? Oddio, leva adesso! Sembravate strani. Vai e basta. Classico bambino che si impiccia dei fatti degli adulti. Ce l'ho fatta! Andiamo! Mi concedi un secondo di autocelebrazione? Non ancora! Perché ce n'è un altro ancora più brutto? Ma che ecco cazzo l'è? Andrà tutto bene! Guarda me! Merda! Ah, beh! Cioè, capito, non è che sia proprio un ponte, una trave crollata tra due palazzi, non è che sia esattamente considerabile un ponte. A non avere paura e non citarmi l'oracolo. Non mi spaventa l'altezza. Di cosa no? L'oceano, i cani. Porca troia. Siamo giusto un pochino in alto. Ci siamo quasi. Merda. Guarda, da qui si vede l'ospedale. Oh cazzo, oh, che bello. Concentrati su di me. Non ce la faccio, Larry. Non posso. Sì che puoi. Non posso. Fidati di me, dai. La vera forza. Non riesco a immaginare sinceramente cosa possa significare per uno che soffre di vertigini fare una cosa del genere. Perché non soffro di vertigini. Anzi, mi piace l'altezza, però... Calma. Posso immaginare che faccia impressione. Sei pronta? Mi dai un minuto? Grazie. Ok. 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 Beh dai, niente, hanno fatto un volo di quanto? Una decina di metri? Non lo so. Che vuoi dire? Il palazzo è questo, ma è la prima volta che vengo qui. Il ponte arriva direttamente dall'altra parte. Non conosco questi piani. Ok, tutto chiaro. Cerchiamo un modo per scendere. Mi fischiano le orecchie. Se il peggio è passato, abbiamo avuto fortuna. Forse non è fortuna. O forse sì. Alcuni lupi credono in Dio. Li ho sentiti pregare. Beh, io no. Se devo morire, morirò per me. Allora che ci fai qui? Perché sei tornata a prenderci? Rimorso. Cosa? Non ci dovevi niente. Io sentivo il bisogno di aiutarvi. C'è questo lato umano di Abby, perché comunque è un essere umano, che fa pensare in realtà, perché appunto se tutto questo capitolo non l'avessimo affrontato, non avessimo saputo, cioè avessimo semplicemente saputo che Abby era l'antagonista e che voleva ucciderci perché avevamo ucciso Joel, cioè perché aveva ucciso Joel e gli avevamo fatto fuori gli amichetti, probabilmente questo senso di compassione, forse possiamo chiamarla, non l'avremmo minimamente avuto nei suoi confronti. E secondo me è stata una scelta veramente geniale da parte di Naughty Dog,
riuscire a farci vedere anche il punto di vista di quello che normalmente è l'antagonista, che però ha le sue motivazioni comunque, perché la stessa storia manipolata un pochino poteva diventare una storia da protagonista alla fine. Se non avessimo saputo il contesto di Ellie e Joel, avremmo semplicemente saputo che Abby, Joel aveva ucciso il padre di Abby e lei voleva vendicarsi, e che per colpa sua non c'è stata la cura, quindi sicuramente Joel sarebbe uscito fuori come il cattivo della situazione. Spore. La maschera. Io non ce l'ho. Non credete nelle maschere antigas? Stavamo scappando. Vediamo che cosa trovo. Stai qui. Indietro. Del tutto. Se muori, resterò bloccato qui. Allora prega per me. Ok. Effettivamente questo potrebbe essere un problema. Se non troviamo una maschera funzionante per Lev qua... È dura, non andiamo avanti. Cioè, non andiamo avanti, ma lui no. Oh, maschera. Finalmente. Se proprio devi morire, non rompere la maschera. Sì. Sembra a posto. Bene, torniamo da Lev. Madonna, che paura. Che paura. Mi ha preso un colpo. Aia, aia, aia. No, non si può girare un secondo che arriva uno stronzo di turno. Sempre quello poi. Ho un regalino. Aspetta. Siamo troppo lenti. La fretta è pericolosa. E non possiamo aiutare tua sorella da morti. A posto. Andrà bene. Quello è un idrante. Lev. Tiriamolo giù. Arrivo. Ok, io scendo. Sta attenta. Puoi farcela. Sì, comunque preferivo il ponte super altissimo e pericolante rispetto a... No, guarda quante spore ci stanno, che schifo. E che cazzo. Era attaccato al muro questo. Che merda. Quel mostro stava crescendo nel muro. E poi si è staccato. Bello questo. Oh, finalmente ragazzi, l'arma più bella di sto gioco. Oh, madonna. Io li odio tantissimo. Stavo dicendo, l'arma più bella di questo gioco è il lanciafiamme. Da un gusto bruciarli. Dietro la porta, adesso sfonda la porta e mi butta giù, scommetti. No. Però è qua dietro. Oh, brucia! Fuggi. Tu non esci dal muro adesso, vero? Sapevo!
Madonna, ti piasse in colpo. Ce lo sapevo pure, capito? Andiamo. Puoi togliere la maschera. Oh, siamo arrivati. Non raccontiamo agli altri cosa è successo. Yara non deve saperlo. Posso chiederti una cosa? Ok. Ti sei pentito di esserti rasato? I rimpianti non sono permessi. Ma allora di qui? Ma dovevo scappare subito. Cioè questo ha detto, va bene, mi raso, so che rasandomi mi vengono a uccidere, quindi mi raso e scappo. A parte il bisogno eccessivo di rasarsi, che non ho capito per quale motivo era così impellente. Vogliono una rivincita a Backgammon. Cos'è il Backgammon? Uso l'ingresso principale. Prendo tutto e torno indietro. Tu aspettami qui, ok? Sì. Cancello. Ehi, gente. Cazzo, sei venuta a nuoto. La barca è andata. Mi servirebbero un po' di medicinali. Me li ha chiesti Isaac. Tutta questa roba va proprio a Isaac. Che gli serve? Non posso parlarne. È una cosa dell'avamposto. Beh, è tutto pronto al trasferimento. Dai un occhio e vedi se qualcuno ha quel che cerchi. Ehi, Nora è in giro. Ieri ha detto che l'avrebbero trasferita. È appena partita con l'ultimo mezzo, ma tornerà. Ok, grazie. Dove trovano sempre nuove reclute? Ok, quindi questo qua dovrebbe essere lo stesso ospedale che siamo andati a devastare con Ellie. Questo è Orso! È proprio qui che l'abbiamo ucciso, Orso, me lo ricordo. Ah, ciao, Orso. Ti hanno portato fin qui. Come sei bravo. Ehi là, Abby. Ehi. Che brutto gioco. Ehi. Abby. Anche tu sei finita qui? Sì, bel viaggetto. Mi servono medicinali. Sai dirmi dove posso andare? Abby. Ho parlato con Isaac. Ti aspetta all'avamposto. Fammi parlare con lui. Lo farai di persona. Rientra il prossimo carico. Mi spiace. Che stai facendo? Ha disertato da ieri. Dammi le mani. Cazzo. Così ti lusserai la spalla. Nora. Wow. Non pensavo ti saresti inimicata a Isaac. Hai visto Owen all'acquario? Ho parlato con Manny. Mi servono i medicinali. Perché? Che gli è successo? Sindrome compartimentale.
braccio frantumato. Non lo stai curando tu, vero? Mel, non c'è molto tempo. Gesù. Molte delle scorte sono state imballate e spedite. Cosa? Non abbiamo ancora liberato i piani bassi. Troverò qualcosa. Sì, probabile, ma c'è un casino là sotto. Ce la farò. Se ti scoprono, io non sapevo niente di questo. Ma certo. Dai, vieni. Tu guarda se per un braccio di una persona che non conosciamo fino a un giorno fa dobbiamo farci tutte queste pippe. Era messa male dopo aver parlato con Isaac. Ha parlato con Isaac? Dopo la tua partenza, Isaac ci ha interrogati tutti. A lei è andata male. Qualcuno ha parlato? No. Nora. Dove andate voi due? A prendere Abby. La barca è pronta a partire. Ho ancora delle casse al secondo piano. Potreste prenderle voi? La barca è piena. Dai, non voglio stare qui tutto il giorno. Va bene. Grazie. Sono andati. Quindi, a quanto pare, al momento Abby risulta proprio come disertore. E tu stai bene? Come sempre. Dopo che Mel avrà amputato quel braccio, cosa farà Owen? L'ho sentito parlare di Santa Barbara. Lo sa che sono tutte cazzate, vero? Mi dispiace tanto per Mel. Sì. Anche a me. Ok, qui abbiamo la terapia intensiva, un centro emergenze e qualche sala operatoria. Sembra perfetto. C'è un motivo se non siamo entrati in questa zona. Era l'epicentro del contagio. Hanno portato qui gli infetti prima di capire il problema. Sarà un inferno di funghi. Fantastico. Che figo, quindi quello che stiamo per andare a esplorare è il luogo da cui è partito tutto il contagio. Lotta per sopravvivere. O per morire in fretta. Ci vediamo alla base. Presto, spero. Già. Ci saranno cataste di funghi a non finire. E tra l'altro c'è una cosa di cui non abbiamo parlato, ovvero il fatto che Owen voglia andare a questa Santa Barbara perché le voci dicono che lì si stanno riunendo le luci per rifondare appunto le luci. Ora, qui molta gente pensa che non sia vero, che le luci ormai siano morte e che non rinasceranno più. Ed effettivamente tutti i membri delle luci sono andati a smembrarsi in qualche modo. Abbiamo visto anche dai discorsi che facevano che quando parlavano di membri delle luci erano tutti abbastanza sorpresi. Pronto soccorso. Il centro emergenza è lì. La zona pericolosa. C'è una bella tutina, perché non mettersela, no? Guardate qua il fungo quanto si è espanso. Non si scherza. Sai che non troviamo una sorta... Però vedete, cioè, questi infetti... Qui sono come in una sorta di alveare. Cioè, come se il fungo li incubasse e poi al momento giusto li attivasse. Che cazzo è? Ok, di là non ci andiamo. Direi che proprio non ci andiamo. Chirurgia, perfetto. Mamma mia. Allora, ho finito tutto. Niente, fantastico. Stava a fare una collezione di scatolette vuote. Mi sa che dobbiamo andare a incontrare quel...
Oh no. Oh no. Oh no. Che è uscito da qua? Non lo voglio scoprire. Che schifo. Oh no no no, che schifezza. Quanto è grosso questo, aiuto. Mamma mia, se Yara non diventa tipo il nostro cagnolino che ci uccide tutti quelli che gli chiediamo istantaneamente. Meglio così. Sì. Oh, grazie al cielo. Lev, preparati a festeggiare. Con quattro bocche! Che schifo è! Sono curioso di vedere come mi uccide. Però allo stesso tempo non voglio mai più guardarlo in faccia. Ma quanto è brutto! Cioè sono tipo un sacco di infetti che si sono messi insieme. No raga, no raga, che schifo. Perché qua c'è un'ascia? Bene per il cazzo. Cioè se questo è il futuro dell'infezione, devono assolutamente trovare una cura, perché qua sì. E che io ho fatto? Niente, non ho fatto assolutamente niente. Esplodi, pezzo di merda. Fuggi. Oh, bastava un proiettilino. No, che vuol dire? No, sì, e beh, certo. E che l'ha uccisa fa? Ma che ti è piaciuto? Gli spari i proiettilini? Che cosa vuoi che gli piaccia? Manco li sente questo. No, fuggi, 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 sorella. Avevo seriamente un proiettile di... Sta pistoletta del cazzo? No, ne ha staccato un altro, giusto credo. Qui c'è qualcosa che mi può servire? Per far esplodere le cose. Tipo il lanciafiamme è molto comodo. No, 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 mi sono chiuso dentro, mi sono chiuso dentro, mi sono chiuso dentro. Piasse in colpo, te piasse. No, 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 gli sono andato dentro in faccia. Fuggi, fuggi, fuggi! Dov'è quell'altro stronzo? Ah, è morto, che... Ma pace! Curati subito, fast! Ma non avrei potuto quello che ha passato, sinceramente, ragazzi... Non me ne frega più niente della vendetta, di vendicare Joel, cioè. Porella, mamma mia, ma quante erano passate, quante erano fatte. Questo era l'obiettivo che appunto speravo
che Naughty Dog riuscisse a compiere, farmi provare compassione per lei, farmela umanizzare. Ci sono riuscita alla perfezione. Con sta affare gigantesco. Dove sei infilato? Ah, lassù in cima. Io ovviamente devo fare lo stesso, no? Palese. Madonna, madonna, non lo sapevo io che dalla usciva qualcuno. Che animale bastardo. Nessuno crederà mai a questa storia. Non ci credo, quel tumore volante, dai su, ma che schifo. Spero che Yara stia bene. Ti stanno cercando tutti. Cosa hai fatto? Niente. Ti avevo detto di aspettare. E come? I tuoi amichetti sono ovunque. Hai quello che ci serve? Sì. Dobbiamo solo capire come andarcene. Ehi. Seguimi. Ehi, hey, Alice. Ehi. Hey. Vuoi accarezzarla? Non morde. Sì, visto. Finito. Adesso puoi entrare se vuoi. È andata bene? Sì, per fortuna. Ehi. Sono dei bambini. Lo so. Che ci è successo? Forse abbiamo smesso di cercare la luce. Può essere. Vado a vedere come sta. Ok. Thank you.
Siamo la tua salvezza.